Benvenuti ai nostri amici naviganti che si collegano in questo momento con il nostro sito. Oggi Streaming WTV in uno studio completamente rinnovato, come vedete alle mie spalle, vi porterà in giro per il mondo. La prima puntata di questo nuovo programma, questa nuova trasmissione che si chiama l'Abruzzo in diretta, vi presenterà. Infatti l'Argentina. E perché l'Argentina? Perché questo programma che è stato realizzato eh, in collaborazione con il CRAM ha il vicepresidente del CRAM che risiede in Argentina, un abruzzese che risiede in Argentina da eh, tanti anni. Eh, ma noi prima di collegarci con lui in diretta, lo vedo sul monitor ma eh, lo facciamo aspettare qualche minuto, vogliamo farvi vedere delle immagini che riguardano proprio questi nostri concittadini, conterranei, che vivono in quella terra. Le immagini sono state girate qualche anno fa dal sottoscritto e fanno parte di un reportage sugli abruzzesi in Argentina. Ma io passo la palla alla regia, per cortesia mandateci il filmato. Argentina, terra di emigrati, di contraddizioni, di ricchezza e povertà, di democrazie fragili e di dittature, di vita e di musica. Terra di lavoratori, storie di successi ma anche di speranze tradite e delusioni per chi tanti anni fa lasciò il proprio paese in cerca di un futuro migliore. L'emigrazione è un fenomeno complesso che coinvolge diversi aspetti della vita di un popolo. Altre nazioni hanno conosciuto il fenomeno emigrazione, ma quello italiano rappresenta un universo unico ed emblematico nel mondo. Il movimento emigratorio dall'Italia assume l'aspetto di fenomeno di massa intorno alla seconda metà dell'Ottocento. Un flusso ininterrotto che negli anni 40 e 50 fece registrare lo spostamento verso i paesi d'oltreoceano di tanti italiani. Partiva dai porti di Napoli e di Genova il popolo delle barche. A migliaia i nostri emigranti arrivavano in America Latina. Nel secolo scorso la storia sociale ed economica dell'Argentina, dove oltre la metà della popolazione di origine italiana, è contraddistinta dall'emigrazione di centinaia di migliaia di abruzzesi. 6 aprile 2004, 7.30 del mattino. Dopo un volo di 14 ore stiamo per atterrare all'aeroporto internazionale di Buenos Aires. Da qui parte il nostro viaggio, ambasciatori della regione Abruzzo, sulle orme dei nostri conterranei. Il traffico è incredibilmente caotico, nonostante le strade larghissime. Ci mettiamo sull'Avenida 9 de Julio, la strada più larga del mondo. Passiamo davanti al Teatro Colón, tempio della lirica e della musica sinfonica. Ecco l'obelisco simbolo della città, Plaza de Mayo, la Casa Rosada, il viaggio è iniziato. L'Italia e l'Abruzzo sono costantemente presenti a Buenos Aires, dai ristoranti ai cognomi della gente, dalle fermate del metro al nome di vie e piazze. Plaza Italia, con il suo bel monumento equestre a Garibaldi, Avenida Calabria, Calle Arturo Toscanini. Bene, e dopo aver visto queste immagini che sono tratte appunto da un, un nostro reportage girato in Argentina qualche anno fa, immagini eh, attuali ancora oggi, passiamo la linea al cavalier Marcello Castello, nonché vicepresidente del CRAM, che ci parlerà un po', Marcello, ecco ti vedo sul monitor, ci parlerà un po' della situazione che vive oggi l'Argentina e che cosa ha provato ad essere... Stato eletto vice presidente del cram a te la linea marcello ciao come stai gianfranco bene è un, un ruolo da svolgere importantissimo e per me una grandissima responsabilità non me lo aspettavo però eh, in fondo de, del mio desiderio non, non, non voglio dire bugie eh, era, era un posto che che avevo la voglia di, di, di avere perché perché da, da 35-36 anni che sono dietro l'associazionismo anche eh, dietro dietro il lavoro per, per far conoscere l'Abruzzo, che è la terra della mia famiglia. Noi siamo una famiglia divisa in due per motivi di, di guerra, come li sapete, come è stato, è stato, eh, diciamo l'infortunio. Che hanno sofferto le famiglie eh, a metà del, del secolo scorso. Io appartengo a una famiglia che era sotto la linea Gustave, lì a San Valentino, mia mamma è nata proprio nel 1944, anche mia zia è nata nel 1940, eh, mio nonno era al fronte di battaglia prima a Roma e poi ha deciso di andare Meno male, prima aveva deciso di andare in Russia quando i nazisti hanno, dovuto, hanno voluto fare quell'invasione, rifare l'invasione a Russia e avevano bisogno di tantissimi italiani, circa 220.000, mi ricordo, e sono tornati 10.000. Mio nonno aveva scelto la Russia, poi si è avvicinato un altro generale italiano e le ha detto, ma tu che sei pazzo. Deve andare in Grecia e lui <ride> ha deciso di, di cambiare quella decisione, e andare in Grecia. E, e questo perché... lo ha salvato perché nella storia, eh, insomma, eh, sappiamo storia. quello che è successo. Sì, sì, e poi, e poi è venuto, poi se n'è andato, finita la guerra, aveva scelto di fare il miniero in Belgio, ma è stato per 11 mesi. Non ce la faceva, non, non poteva perché era piccoletto di, di, diciamo di, di fisico. E poi ha deciso di venire qui in argentina e la storia è, è questa ecco e quindi vi siete io... radicati là in argentina marcello sì. scusa io so che tu adesso stai nella officina se eh, eh, puoi stare un po più in, indietro se no l'inquadratura ti taglia la testa ecco bravissimo così sei perfetto bene eh, tu quindi eh, ci hai raccontato un po come eh, la tua famiglia è giunta in Argentina, una storia che noi abbiamo raccontato anche nel nostro documentario. Si sono viste le immagini, hai visto le immagini qua qualche minuto fa. E adesso però c'è una situazione particolare che si sta vivendo in Argentina come in tutto il mondo. E come vive la comunità abruzzese questo difficile momento? Sì, eh, eh, torno un attimo al, al, al punto primo. Eh, per me è stato un piacere e eh, raconferma il sacrificio che ha fatto mio nonno eh, diventare vicepresidente del CRAM. Punto. Eh, oggi l'Argentina eh, è un punto che i contagi del Covid-19 si sono alzati, eh, però stanno calando piano piano. Eh, ieri abbiamo avuto la notizia che il governo argentino ha comprato più o meno mh, una, 20, 20, 20 milioni di vaccino a, alla Russia, quella, quella Sputnik che, che è una delle tante e anche, anche si prenderà delle, dei vaccini americani. E lì c'è la speranza. Gli abruzzesi si sono inseriti nel mondo. Dell'Argentina in un modo bravissimo. Eh, noi abbiamo la fortuna di, di avere eh, questa volontà di lavorare, di andare avanti, di tirare la famiglia a un benessere eh, che lo portiamo nel sangue nel modo di essere. Allora, eh, tantissimi abruzzesi che stanno qui stanno, stanno bene, eh, si, sono, si sono sviluppati in un modo normale. Hanno la, la casa, i figli, fanno, hanno fatto studiare i figli, come il mio caso, che ho, adesso sono una piccola impresa familiare metalmeccanica. Per... Allora, in modo particolare stanno bene, però son, 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 loro sono inseriti. Nell'Argentina che soffre l'economia, soffre, soffre tutto quello che accade in Argentina. No? Che è un paese particolare. e penso io che. Per questa grandissima eh, eh, affluenza di, di nazioni che hanno fatto l'Argentina, si è perso un po' eh, il senso di nazione, non so come dirti. Però cerchiamo di andare avanti. Le Abroussesi siamo in 15, eh, voglio dire, 15 associa associazioni che stanno sparsi per tutta l'Argentina. Eh, cerchiamo di tirare avanti eh, le, queste, questa federazione che va bene. Che è una delle, delle, una delle, delle federazioni regionali più che lavora, eh, al punto che in piena, nel punto più agito della pandemia, abbiamo lavorato col Consiglio e abbiamo avuto il successo di, di questi tre progetti, che uno è il tuo, no? Sì, è quello che i nostri amici stanno vedendo. Cerchiamo attraverso questa trasmissione di riunire un po', di far conoscere il mondo dell'associazionismo anche attraverso di te che sei il Presidente. Sicuramente, torno io a, anche io al punto primo, perché eh, tu hai detto una cosa molto bella, sicuramente tuo nonno sarebbe orgoglioso di te perché lui è partito scappando dalla guerra e tu sei arrivato al punto dove sei arrivato. Bene eh, Marcello, noi ci risentiremo anche nelle prossime puntate, ma prima di lasciarci io eh, volevo chiederti eh, che cosa vedi tu nel futuro dell'associazionismo dell italiano nel mondo, cioè eh, che, che cosa eh, succederà nei prossimi anni quando le generazioni come la tua eh, come quella dei tuoi genitori eh, non ci saranno più che cosa lascerete ai giovani eh, beh io appartengo a una generazione dove i nonni eh, hanno fatto tutto nell'associazionismo nell però eh, devo dire non con rammarico sì come, come un'esperienza di vita ho sofferto bastante la mia generazione ha sofferto il modo di essere eh, dei noni che erano grandissimi grandissime persone però a volte ai giovani eh, come portavano quella durezza quel eh, modo di essere duri per, per tutto quello che avevano sofferto non guardavano ai giovani con, con buoni occhi e invece noi noi e nel traguardo di quella esperienza, appoggiamo i giovani eh, fino a fondo. Eh, la fediamo, noi. Il CRAM può restare tranquillo perché c'è un gruppo di giovani che eh, sanno cosa è l'Abruzzo, parlano spesso il dialetto eh, e stanno eh, in attesa di tutto quello che li, li, li vuole eh, proporre della regione. Che a volte, a volte eh, ha, su, ha sui tempi, che non sono i tempi dei giovani. Eh, io spero che, che i giovani eh, sappiano aspettare con, eh, con prudenza i tempi della Regione, però eh, la Regione ha fatto tanto per i giovani. Io mi ricordo tantissimi riunioni, congressi. Allora stanno, stanno, andando, stanno andando i giovani. Abbiamo fiducia sui giovani, io so, io so che sono parole dette moltissime volte perché da 30 anni che ascolto che i giovani sono il futuro, però eh, posso dire che in confronto col CRAM è una verità, è, un, è un, un fatto che si può toccare. Perfetto uh, Marcello, io ho iniziato dandoti da lei. E termino dandoti del tu perché noi ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo conosciuti nel mio viaggio per girare il documentario sugli Abruzzesi lì in Argentina. Bene, dicevo Marcello, io eh, per il momento ti ringrazio, noi cercheremo di far conoscere anche questa realtà dei giovani, ti ringrazio per eh, essere stato con noi in questa puntata. E ti saluto qua dall'Italia, eh, un saluto, invito chi si sta guardando a continuare a seguirci per vedere le altre, eh, gli altri argomenti che noi proponiamo nel nostro programma. Ciao Marcello. Ciao, eh, io voglio ringraziare la tua disposizione perché questo sarà un punto di riferimento per incontrarci le avanzesi al mondo. Grazie per, per il tuo progetto. Grazie, Marcello. Alla prossima. Ciao ciao. ciao, ciao. Bene, abbiamo visto Marcello Castello, vicepresidente del Cram. Vedo già sul monitor collegato Max Manzo, un giovane italo-argentino di origine abruzzese. A cui chiediamo solo un attimo di attesa perché inforco gli occhiali e vi dico un po', Max, di che cosa si occupa. Max è un eh, membro del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo per quanto riguarda la parte giovanile. Lui è responsabile dei giovani e di tutto ciò che riguardano le iniziative appunto pensate per i giovani Abruzzesi nel mondo. Ma ecco, Max, a te la parola. Ciao a tutti, un piacere di essere presente qui con voi. E... Certamente io faccio parte del, del CRAM, eh, questo consiglio che rappresenta a tutti gli abruzzesi nel mondo, alla vita associativa abruzzese nel mondo e io faccio parte della federazione degli abruzzesi in Argentina, la FEDAMO. Eh, rappresento insieme a Marcello Castello che è il presidente della FEDAMO e anche a Federico Mandel che è l'altro consigliere CRAM per questa federazione e eh, lavoriamo molto eh, con la vita associativa italiana in Argentina. Eh, L'Abruzzo fa parte anche di questa so vita associativa. È eh, un piacere per me collabor collaborare con, con voi in questa puntata. Benissimo Max, eh, io ti chiedevo appunto eh, di che cosa ti occupi nel CRAM e anche che cosa fai nella vita, che professione ti dedichi. Eh, Quali sono le eh, tue attività personali? Oh, diciamo, faccio parte del comune di Buenos Aires. Eh, mi occupo di lavorare con tutte le comunità e le collettività che residono in questa città. Eh, facciamo tanti eventi culturali, eh, con la vita associativa non solo non solo italiana, ma di altre collettività. Eh, organizzo dei grandi festival. E alla Avenida de Mayo che è la strada più grande della, della città di Buenos Aires o più storica diciamo de, della nostra città in Argentina, del paese e, e mi occupo di, di organizzare anche di lavorare con i giovani delle comunità qui a Buenos Aires e anche con, con la comunità italiana anche sono un musicista, eh, sono un musicista italo-argentina perché faccio anche musica in italiano. Bene Max, abbiamo capito che sei un artista poliedrico, passi appunto dalla musica alla recitazione e abbiamo visto anche che hai preparato una bellissima scenografia alle tue spalle, c'è un monitor dove scorrono delle immagini, ci puoi dire di che cosa si tratta? Buenos Aires celebra l'Italia, questa manifestazione che, che facciamo in Argentina con il comune di Buenos Aires insieme a tutta la, la comunità italiana qui presenti. Qua si vedono l'immagine della dell'ultima edizione 2019, proprio un anno fa, dove c'erano presenti anche i, i musicisti e ballerini del gruppo della, della notte della Taranta Pugliese che sono venuti a, a condividere con tutti noi la, la passione per la danza e la musica popolare italiana che, che ci tiene tanto in questa parte. Del mondo la, la tradizione popolare italiana. Benissimo, eh, Max. Eh, vedo che tu tra le tue attività hai tantissime cose, eh, ma ricordati che sarai una presenza fissa nel nostro programma. Non lo dimenticare. Quindi, tra i tuoi impegni metti anche questo, perché eh, essendo il responsabile dei giovani a Bruxelles e nel mondo. Avremo modo con te di arrivare anche a, ai tanti altri giovani. Eh, bene, eh, Max, ma dici una cosa: qual è il tuo sogno nel cassetto? Bene, il futuro penso è, è prospero per, per il CRAM, anche per i giovani. Eh. Anche se c'è questa situazione mondiale difficile, a noi non ci ferma eh, niente. Perché, quando c'è voglia, c'è volontà, eh, c'è l'anima che, che vuole lavorare, eh, non ci ferma niente. Eh, son, ci sono tanti progetti che verso, verso l'Abruzzo nel mondo, eh, progetti di ricerca, progetti culturali e adattando eh, questi progetti alla nuova tecnologia, al modo digitale. Certamente è il momento di lavorare in questo modo, non ci possiamo spostare da una, una parte all'altra, però sì col, col computer, col cellulare, e quindi faremo tanti progetti per diffondere la cultura degli abruzzesi nel mondo. Bene, e anche qui è intervenuto l'ospite indesiderato, il Covid, tu lo hai nominato, è un problema che coinvolge un po' eh, tutti a livello mondiale, ma noi vogliamo chiederti come state vivendo voi eh, lì, soprattutto la comunità giovanile, questa problematica? Siete più sensibili a proteggervi, comunque vi eh, riunite? Come, eh, come state appunto interagendo per eh, proteggervi? Eh, da questo grande problema. Sì, eh, purtroppo è un momento difficile, come a volte diciamo i nonni hanno avuto il problema della guerra, a noi ci tocca questa situazione che, che è un po' più facile per noi, no? non è una guerra, però eh, purtroppo non siamo abituati a, a vivere questa, questo modo di vita. Argentina, da, dal 15 marzo che, che siamo in quarantena con lockdown, eh, piano piano adesso si riprende la vita sociale eh, con i ristoranti, con i tavolini fuori, eh, con le passeggiate in, in piazza, in spiaggia dove c'è il mare. però piano piano eh, diciamo, bisogna anche eh, avere il, il contatto con la natura, con l'aria aperta perché. Eh, dopo sei mesi dentro casa è normale però sempre con, con tutto con tutta l'attenzione che, che merita questa pandemia e, e noi continuiamo a lavorare anche attraverso gli incontri online con le piattaforme digitali facciamo tanti incontri per, per non perdere di vista quello, quello che è il nostro obiettivo che è diffondere e mantenere vive le, le radici italiane, eh, in, in questo caso della nostra regione Abruzzo, però anche siamo tanti qua, eh, quelli che abbiamo le origini italiane e che, che, che anche lavoriamo con, con tutta l'Italia. Complimenti ancora per le tue attività, anche per quanto riguarda l'interesse focalizzato su altre regioni italiane. Conosciamo molto bene il mondo dell'associazionismo. Sappiamo che ci sono tante associazioni che si dividono per regioni, sono associazioni regionali. Bene, non ci resta che salutarci. Questa è stata la prima puntata dell'Abruzzo in diretta. Speriamo di non avervi annoiato. Noi vi diamo appuntamento per la prossima puntata. Mi raccomando, un click, mi piace e condividete questo spazio. Alla prossima puntata.